Il momento della verità è stato quando, troppo tardi, io ho chiesto, in virtù di un articolo del regolamento che parla di voto segreto possibile se richiesto per la legge elettorale, ed è evidente che la riduzione dei parlamentari è connessa alla legge elettorale, non si potrà dare la stessa legge avendo ridotto i parlamentari, ma quella zucca vuota, incapace di fica fico, come si chiama, ha evidentemente ritenuto, prima, se qualcuno si fosse mosso, poteva sul piano della tecnica parlamentare verificare questa possibilità. Ma lo dico, ormai la cosa è passata, perché con il voto segreto sarebbe stato un risultato certamente opposto. Ci ho visto solo ipocriti. Erano intorno a me, di ogni parte politica, poi si sono manifestati, come Giachetti, come Fassino, pronti ad obbedire a un ordine dei 5 stelle di merda che hanno imposto a un Parlamento di piegare la testa, e nell'accordo politico di merda hanno venduto il Parlamento per il governo, perché l'accordo era un accordo di governo. Quando c'è stata la mozione per la TAV, il Parlamento ha fatto una cosa che era contraria all'accordo di governo. Quindi non è che tu devi votare come Parlamento perché c'è un accordo dell'esecutivo che mette insieme il PD e i 5 Stelle. Potevano tranquillamente, ma hanno dichiarato che erano contrari e che non potevano altro però che obbedire a un ordine di scuderia per tenere in piedi un governo di merda. Ma tutto questo perché nessuno ha potuto veramente manifestare il pensiero ostile che, tolti i 5 Stelle, era di tre quarti degli altri. C'era stato qualcuno forse della Lega, ma poi quella Lega sono intelligenti, quindi hanno scelto di votare per la riduzione per non essere scavalcati da quello che loro pensano il popolo voglia. Il popolo non ha nessun interesse a quanti siamo noi, ha interesse che non veniamo pagati, che è diverso. Togliamo lo stipendio ai parlamentari, non riduciamoli, quindi non gli importa un cazzo al popolo che siano 300 di meno. Ma tutto questo però era particolarmente odioso, perché io, che evidentemente si capiva che avrei detto quello che ho detto, che voi ricordate bene, sono l'unico che lo ha detto in maniera così determinata, tutti quelli che stavano vicino a me, della Lega, di Forza Italia, perfino di Fratelli d'Italia, erano per la non riduzione. E quindi io mi aspettavo che una quarantina di voti potessero uscire da queste menti in una specie di conato di libertà. Ma quelli che mi avevano chiesto un attimo prima di fare un partito con me, un gruppo di Forza Italia, hanno votato verde. Hanno votato, pur essendo profondamente contrari a questa riforma del cazzo, hanno votato perché essa passasse. Che cosa sia questo ricatto che intervenne anche con lo stesso peso, ma eravamo soltanto in 5 a votare contro, è quello che si è vissuto nel 93, non nel 92, con l'immunità parlamentare, ridotta insindacabilità delle opinioni, quindi non c'è più nessuna immunità. Anzi, se oggi si chiede l'immunità, il Parlamento, per dare la prova di essere più onesto dei giudici, concede per chiunque, tanti casi ci sono stati, da Galan a Papa, che vengono regalati ai magistrati da un Parlamento che deve mostrarsi ossequioso e rispettoso delle regole della giustizia applicata sempre come certezza della colpa. Ora, allora nel 93 fummo in 5. A quello che ho capito, 4 erano per cancellare completamente l'immunità parlamentare, completamente, quindi neanche insindacabilità delle opinioni. Io il solo che invece voleva il testo dell'articolo 68 come voluto dai padri costituenti, che si chiamano padri costituenti ma sono rinnegati da figli idioti, figli del cazzo che rinnegano i padri, li chiamano padri e poi gli pisciano in testa. Se sono padri costituenti, teste di cazzo, rispettateli, i padri si rispettano, teste di cazzo, imbecilli. Però vedere quei 4 di Forza Italia, miei vicini, che erano totalmente contrari e hanno votato verde, mi ha fatto un tale orrore che li ho guardati con schifo. Ora, il tema dunque è quello, che il voto palese impone l'ipocrisia, il voto segreto consente la verità del parlamentare che faccia quello che pensa, che sarebbe il minimo che uno può aspettarsi da un parlamentare, che faccia quello che pensa, non che faccia l'opposto di quello che pensa. Quindi hanno dimostrato la loro totale mancanza di credibilità. Non sono più parlamentari, sono dei morti prima che muoiano. Ora, non so se volevate questo da me, ma siccome quello che dovevo dire l'ho già detto, adesso vi dico
questo, cioè che io non credo a questo Parlamento. Mi pare che sia più giusto chiudere il Parlamento che il Caffè Greco. C'è più verità nel Caffè Greco che nel Parlamento. Cioè il Parlamento è pieno di morti, vigliacchi e incapaci. E i pochi coraggiosi come Giachetti sono stati in grado di dire: siccome sono per il no, voto sì. E poi raccoglierò le firme per il no al referendum. Se uno deve sentire una cosa di questo genere, capite che non c'è neanche da fare commenti. La mia posizione la conoscete. Io spero in una insurrezione, in un riscatto, in un voto immediato, mandando a fare in culo questo governo di incapaci totali e corrotti profondamente, che hanno venduto il Parlamento all'esecutivo, e andare a votare con la vecchia legge, perché non ci sarà nessun riparo possibile per poter in tempo utile avere il numero di parlamentari che la legge stabilisce con i quattro passaggi in Parlamento. Il voto del referendum allunga i tempi e io spero che nell'arco di 3 o 4 mesi si torni a votare. In ogni caso, mi fanno schifo, schifo, schifo.